Lasciami piace se non vedi l'ora che ricominci la Serie A. Terza, Napoli Juve, olè, yamaya, Juve Napoli, anzi Napoli Juve, pomma, Juve Milan la quarta, ma come Juve Milan e Juve Napa, porco. E siamo qua oggi con il calendario storico ufficiale 2021-2022, la Serie A come non l'abbiamo mai vista, perché il calendario non è come l'abbiamo sempre conosciuto. È questo l'inizio, sono sbarcati i giocatori a Torino, ne riparleremo in un video di domani. Se questo video entro la mezzanotte si fa 3000 mi piace, perché ci sono delle cose da raccontare, e se volete che vi faccia questo diario quasi giornaliero sulla Juventus, lasciate mi piace qui sotto e fatemi vedere il vostro supporto. E oggi siamo qua a reactare al calendario, io ve lo dico così, sono le ore 18:14, io estraggo una squadra e dico che la Juve prende alla prima il Napoli. Ma questo calendario è storico, perché per la prima volta nella storia la prima partita della gara di andata non sarà uguale alla prima della gara di ritorno. Le regole sono tutte scritte qua. One Football, ragazzi, primo link in descrizione, scarica anche tu la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio, disponibile gratuitamente per iOS e Android. Per rimanere aggiornato a 360 gradi sulla tua squadra, il cuore per risultati live e news del calciomercato, ma delle regole della Serie A, perché ve ne dico soltanto una, ma proprio per ride. Ci sono dei turni dove le squadre sono impegnate in Champions League, Europa League e Conference League. Il turno successivo, cioè quello di campionato, queste squadre non si possono incontrare tra di loro. Olè! Buongiorno! Questo è il me del dopo la reazione! Mamma mia! Un calendario completamente incredibile! Stavo a commentare! Le partite non ci possono essere a questi turni! Il cazzo che non ci possono essere! Toh! Tanto per cominciare, ciao! Iscrivetevi al canale, forza Juve! I gemellaggi tra italiani sono stati belli finché sono durati, bellissimi, gli darei non so quanti soldi per rivivere tutto, ma bisogna pensare a noi. Allora, amici miei, di che dobbiamo parlare? Il calendario è il seguente, l'ho seguito su DAZN, ho dovuto seguirlo su Sky. Dove le davano le partite? Su Twitter! Non ci ho capito niente! Va bene lo stesso. Allora, partiamo così, proprio con le prime due partite, quelle dove non farò il fantacalcio, ma lo farò solo da quando finisce il classico, no? Calciomercato il 31 di agosto, Udinese Juve, Juve Empoli. Te devo dire la verità come inizio, bello tranquillo, bello clean, anche se nel calcio le partite facili e difficili non esistono. E poi, ragazzi, io voglio vedervi dal 12 settembre fino praticamente a... Sì, ma neanche, in due mesi affrontiamo tutto. Ci sono delle discrepanze in questo calendario bellissime. Io pensavo, e dico come sempre, il calendario non mi lascia mai dire ma guarda, ci sono delle cose che tanto un cambiano, la prima o poi affronti tutti. E insomma, tanto per esempio, io dico sempre, l'ultima partita dammela difficile, perché se ho già fatto tutto nelle prime 37 o 36, le ultime non mi interessano, almeno l'ultima o la penultima non lo so, l'ultima sicuramente. E l'ultima è a Firenze, e io che sono toscano, se devo pensare che l'ultima ho bisogno di fare due punti e vado a Firenze, non mi regalano manco una bistecca se rimane l'osso per strada a Firenze l'ultima. Ma detto questo, terza partita Napoli-Juve, c'è la Champions League in mezzo, quarto turno, Juve-Milan, olè! E siamo tornati dalla sosta di settembre con un inizio leggero, leggero, leggero. Ma, per l'amor del cielo, ci sta. Poi comunque dopo riai un po' una tregua, riai lo Spezia, la Sampdoria, c'hai una partita di Champions, c'hai il Torino, ti rifermi. E poi c'hai, dopo quella sosta, dopo la Nations League, avrai all'ottava Juve-Roma, un turno di Champions League, alla nona Inter-Juve. Quindi, cioè, per farvi capire, la Juventus giocherà un turno di Champions prima di aver giocato Napoli-Juve, dopo Juve-Milan, e poi prima di giocare Juve-Roma e dopo giochi Inter-Juve. Cioè, un po' un inferno. Dopo Inter-Juve, nel turno infrasettimanale, c'hai Juve-Sassuolo. Olè.
Quelli saranno i 10 giorni di fuoco. Verona-Juve, Juve-Fiorentina con il turno di Champions League in mezzo. Lazio-Juve e Juve-Atalanta con il match di Champions League nel mezzo. E me verrebbe da dire, e mo che affronto da quindicesima alla sedicesima, diciassettesima, diciottesima, diciannovesima? Barcellona-Real Madrid, Bayern-PSG e Dortmund? No, Salernitana-Genoa-Venezia-Bologna e Cagliari. Ci sono dei mesi in cui viviamo il bollore e dei mesi in cui viviamo l'apatia. Per esempio, la gioia più bella che potremmo vivere a dicembre è l'ebbrezza di affrontare la Salernitana a Salerno per il calore dei tifosi. Fine. Poi, mese di gennaio, e si fa una rapida escursione a grandi linee. Juve-Napoli, Roma-Juve, Juve-Udinese, Milan-Juve, e questo è gennaio. Napoli-Roma e Milan. Poi, andiamo a febbraio. Juve-Verona, Atalanta-Juve, Juve-Torino, con la Champions League lì vicina. E poi risiamo un pochino misti. 31esima Juve-Inter. Un percorso che sembra concludersi con una Juve che ha più il difficile a metà e più la strada in discesa dopo. Ho dato un'occhiata anche all'Inter. È la stessa roba. L'Inter c'ha un inizio di giugno di ritorno tremendo come il nostro. Per poi chiudere con Juve-Lazio e Fiorentina-Juve. Che sono gare pesanti. Cioè, io pensavo avessero fatto delle regole per cambiare sta simmetria, invece sono asimmetrici i miei coglioni nel stare lì in live da Son. Guardi la chat, Ale, ma hanno già detto tutto. Ma mi prendete per il culo. Detto questo, parliamo delle cose importanti. Nedved ha già fatto delle dichiarazioni bollenti su Cristiano Ronaldo e su Locatelli, perché su Da Son, fino a quando lo guardo, poi ho staccato perché ho detto basta. Materazzi, Cordova, sto a rivivere i feels del 2010, non va bene, siamo nel 2021. Ha parlato Nedved riguardo Locatelli. Ha fatto la risposta che mi aspettavo. Che fate con Locatelli? I giocatori in vacanza. Diamo tutto il tempo che vuole al ragazzo per lasciare il tempo che trova per riposarsi e poi parleremo con il giocatore con tutto il tempo che ci sarà nel caso per trattarlo. Bene così, mi piacciono i colpi quando arrivano alla McKennie, in realtà quelli dove nessuno sa manco che si tratta il giocatore, che il giorno dopo arriva. Chi è McKennie? Perché l'abbiamo trattato? Perché? Boom, così invece ormai di sti tempi si sa già tutto molto prima. Altro punto, Cristiano Ronaldo, ancora soliti discorsi di ritriti, pure oggi è un ragazzo in carrozzina, cioè io, anche lì la gente, ma che s'aspetta, ma anche nel caso Ronaldo, sai che non è sicuro rimanga, ma che gli poteva dire, che andava via? A un ragazzo che te l'è venuto a chiedere in quelle condizioni, scusatemi, poi vabbè, gli hanno chiesto a Dazon, ha detto che il giocatore è atteso a Torino, oh! 25 luglio aveva detto? 25.07, aspettiamo Cristiano Ronaldo per la sua quarta stagione alla Juventus. Il suo entourage ha detto che non ci sono stati contatti con altre squadre, quindi sembra essere confermata la permanenza. Che vi devo dire? Io pensavo ci fossero regole, sì, questo turno dopo la Champions League tu non puoi affrontare quella squadra, se perché, ma lì cazzo, niente, proprio totalmente arbom. Infatti quarto turno ho detto raga, non si possono affrontare le squadre di Champions League. Dopo Napoli-Juve ci sarà Juve-Spezia. No, Juve-Milan. Ah, quindi era soltanto per dire che in quei turni, dopo una partita di Champions League, non si potevano affrontare tra di loro squadre che giocano diverse competizioni europee. Cioè la Juve non poteva affrontare la Roma in Conference League, la Lazio e il Napoli in Europa League. Cioè pensa un po' che cazzo di casino per nulla. Vabbè, il calendario ragazzi è questo. L'inizio è tortuoso e sinceramente in una gestione non devi sperare mai sia così. Le prime due sono belline, rientri dalla sosta, pigli schiaffi o no, Napoli, anche per comunque loro non sarà una bella cosa affrontare noi. La cosa positiva che a me piace sempre, un piccolo segreto che vi devo svelare, è guardare sempre quanti match, big match, si giocano all'andata in casa e al ritorno in casa. Io vorrei giocare tutti i big match all'andata in trasferta. Napoli-Juve, 1, Torino-Juve, Inter-Juve, Lazio-Juve, è un po' un misto, perché poi in casa gioco l'andata con l'Atalanta, si può dire la Roma, ovvio, e il Milan, e ci mettiamo anche il Sassuolo, quindi diciamo che è un 4-4, bilanciato, equilibrato, il campionato alla fine non cambia molto sapere chi c'è o chi non c'è,
è arrivata la Juventus, è sbarcato Allegri, comincia la stagione, datemi un tasto, oppure quanti soldi devo buttare per catapultarmi al 22 agosto a Udinese, Juve, senza Rodrigo De Paul, che non prenderò più al fantacalcio e sarà un problema mio capire chi prendere. La mia ansia non è iniziata bene, perché con DAZN non ho capito nulla! Ciao!